sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Sul Divano con, insieme a noi, Giulia B. Apro gli occhi e non mi ricordo perché avevo pianto. Che avevo pianto. Questo è il bello dell'alba, 3 secondi prima di ritornare al mondo, come rinascere. Nel mio rock and roll suicide, dal mio rock and roll suicide, dal mio rock and roll suicide, dal mio rock and roll suicide. Guarda, è arrivato il sole, sarà qui per me, che non mi serve niente, che non mi serve più. Solo una luce filtra da quella finestra. Non so cosa ho sognato, non lo ricordo mai. Nel mio rock and roll suicide, nel mio rock and roll suicide, nel mio rock and roll suicide, mio rock and roll suicide. Rock and roll suicide, il mio, si inizia così il titolo, il mio tra parentesi, rock and roll suicide, con noi Giulia B sul divano con La musica si mette comoda insieme a te in questa puntata. Ciao Giulia, ben arrivata su RBE. Ciao, grazie. Il mio tra parentesi, rock and roll suicide, la prima canzone del tuo disco, del tuo album. Ha un titolo questo album, come si chiama? Sì, si chiamerà In stato di quiete. In stato di quiete e rock and roll suicide sembrano concetti che possono essere almeno superficialmente o in apparenza distanti. È un modo in cui vuoi porti, cioè un'anima rock insieme a così un modo di definirsi al pubblico in modo fragile, delicato e allo stesso tempo rock and roll e punk rock, come ti sei presentata prima di certi concerti che ho visto che hai tenuto in provincia di Torino in particolare. Quindi un modo per definire la tua musica, anche se te stessa, oppure ti rifletti in qualcun altro quando fai musica? Tante domande insieme, vai. Ok. Ma allora, intanto, vabbè, il mio rock and roll suicide, perché non volevo, come dire, avere lo stesso titolo di David Bowie, cioè, non voglio competere assolutamente, quindi ho messo così simpaticamente il mio, okay. No? Come dire, il mio modo, no? Insomma, di trattare, no? Un po' anche il tema, no? In qualche modo. Del rock and roll suicide inteso un po' come un periodo, no? Di dolore, insomma, di fatica, no? In qualche modo, che sì, si contrappone allo stato di quiete, quindi è un po' un album di forse di contrasti, nel senso proprio di, come dire, anche istanze, no? Psichiche, come dire, no? Un po' in movimento, insomma. Quindi nel dolore, ma anche, okay, come dire, no? Quello anche che può uscire, no? In qualche modo, da un momento di fatica. Sì. Bello, bello. Quindi la fatica necessaria per poter cambiare, insomma, cercando di trovare qualche immagine filosofica, diciamo così. Allora, questa è una delle canzoni del tuo primo disco, un progetto, quello di Giulia B, Bista per Boeti, il tuo cognome, però hai voluto staccare il tuo essere Giulia
dalla cantante, cantautrice evidentemente, giusto? In questo modo, ok? È un progetto che è ripartito, so che da diversi anni suoni, sì. Ti ho visto su diversi palchi anche seguendo i tuoi social. Quando hai deciso che era il caso di ripartire o forse di strutturare meglio la tua idea musicale, la tua voglia di fare musica, c'è stato un momento che hai detto ok, adesso facciamo le cose per bene, non che prima sì. Non lo facessi però. No, prima non le facevo. Ah, non le facevi bene? l'hai messo tu? No, non ci ho mai investito particolarmente, effettivamente suono da perché? Tanti anni. Perché? Ma ho dato un po' la priorità ad altri aspetti, cose. Insomma, no, della vabbè. Vita, però ho sempre covato, no? Comunque l'idea effettivamente di renderlo un progetto un pochino più... concreto, ecco, no? Quindi l'anno scorso, no? A un certo punto mi sono detta vabbè, ma scrivo canzoni da una vita perché effettivamente no, non concretizzare un po', no? Il progetto, certo. In questo senso. Quindi concretizzare vuol dire ok, suonare dal vivo in varie situazioni, però concretizzare vuol dire anche mettere un bookmark, insomma un segnalibro, come può essere ad esempio un album, no? Anche se i dischi sappiamo che non sono gli oggetti che vengono venduti, ma che vengono ascoltati magari in stream su Spotify. Però tu avevi la necessità di mettere un punto e ripartire. Questo lavoro lo stai condividendo con altri musicisti, con sì. Altri compagni in musica, diciamo, anche perché nei live vai sia da sola, ma anche con esatto. Altri... Siamo in quattro. In quattro in tutto, quindi sì. Hai tre musicisti. Sì, esatto. La band classica, basso, batteria, come classica, funziona? Classica, proprio rock and roll, rock classica, roll, diciamo, di nuovo. A cui si aggiunge l'acustica. Sì, allora mio fratello alla batteria, Andrea. Andrea Boetti. Quindi Andrea Boetti. Da qui il nome. Gianluca Della Torca al basso. Lui è Gatto Ciliegia. Gatto Ciliegia, no? Contro il Grande Freddo, sì. Rocco Panetta alle chitarre. La chitarra, ok. Quindi in quattro, in una formazione da quattro, vi proponete dal vivo. In questa puntata del Sul Divano Con, oltre al video del singolo Ballo in Cucina, che tra poco avremo modo di proporre più tardi, insomma, nella puntata... avremo modo di ascoltare le tue canzoni in acustico, forse come sono nate, mi immagino, sì. Prima di passare all'arrangiamento. Funziona così? Sì. È un processo che tu fai innanzitutto da sola? Io mi immagino una solita cameretta o che so, un angolo tutto... La stanza tutta per te, citando Virginia. Tu hai una stanza tutta per te? No, o... allora in realtà è una casa per me. Vabbè, a meno male, insomma... Quindi ho un divano come questo. Un divano come questo? Ah, quindi sul divano componi? Sì. Dai, sì. No, scrivo sul divano, effettivamente tutto in acustico. Chitarra e voce. Chitarra e voce, poi lo porto nel gruppo e quindi okay. Cambia forma, no? Ovviamente all'interno del gruppo. Qualche canzone di più, no? Qualche canzone di meno. Però il processo è effettivamente li lasci questo. Creare anche loro o loro ti seguono pedissequamente, non dicono nulla? Come funziona? Come Giulia B in studio? Ma no, io lascio libertà di creare, cioè poi come dire in gruppo è ovvio che le cose come dire, non sono più quelle che tu hai scritto, no? Quando... ti spiace o ti piace? No, mi piace, a volte... come dire, può fare un po' effetto, no? All'inizio effettivamente dire ma questa cosa magari io l'avevo, come dire, no? sentita, immaginata diversa, no? Soprattutto su alcuni pezzi, no? Altri meno, insomma, poi dipende un po'. Okay. Però è un arricchimento, è una... sì. Quindi, Rock and Roll Suicide, il mio Rock and Roll Suicide, citi David Bowie, il Duca Bianco, il Rock and Roll, quindi immagino sia stata un po' la tua formazione... come cantautrice, come musicista, siamo tutti nate partendo da, insomma, mi sembra abbastanza normale. Dopo questa canzone che abbiamo appena ascoltato, la prima, siamo pronti ad ascoltare la seconda. Il titolo è Non volevo mica, sì. Quindi non volevi mica fare la musicista, non volevo mica cosa. Metto le mani avanti. Ah, ho messo qua, sei sul divano, devi suonare e cantare, fatemi una ragione. Sì, no, allora, questo pezzo qui è l'unico su disco, a proposito, sì. Insomma, gli arrangiamenti, che è stato lasciato com'era, sì, com'è? Quindi... Perché? Perché? Cioè, due, infatti vi suonerò anche l'altro. E questa è la prima, ok. Quindi questa è la prima, vi farò due pezzi, diciamo, appunto, acustici del disco, ma perché... si prestava forse, no, per un po' la struttura che ha, effettivamente, essere lasciato come Quindi era, struttura del brano o
atmosfera e quello che vuole trasmettere. Sono due aspetti che vanno insieme per te. È importante quindi l'acustico perché trasmette un certo tipo di emozioni, o è solo un fattore tecnico quello che ti ha portato a realizzare solo in acustico questa canzone che tra poco si suonerai? No, credo sia anche proprio una questione di atmosfera, insomma, di clima del pezzo. Bello. Che okay. Si presta meno a un arrangiamento rock and roll, evidente, come altre, diciamo. Come coniugare il rock and roll, suicide, punk, rock, eccetera, con un'anima che vuole, insomma, raccontarsi in modo delicato come quella di Giulia B? Lo scopriremo in questa puntata del Sul Divano con La Musica Si Mette Comoda, insieme a Giulia e la sua Non Volevo Mica. Ti invito a prendere la tua chitarra. E poi mi piace perché la chitarra come strumento è un qualcosa veramente di complice, un po' come il cavallo per il fantino o la fantina, so. È una cosa, è vero, diventa un legame molto vicino. Te la carezzi, è vero. Dai, siamo pronti per la seconda canzone di questa puntata del Sul Divano con Giulia B, Non Volevo Mica. Hai lasciato il tempo di andare via. Te ne sei andato prima, tu hai fatto bene. Ma guarda che non volevo mica annoiarmi con te. Vedere le tue cose sparse, mischiarsi alle mie. Sai che io non ho più speranze, non ti chiedo niente. La notte non è così scura, sopravvivo alla radura senza di te. È solo una sciocchezza questo andare veloce, non è mica vero. Mi basta soltanto non provare vergogna di me. Dite. Grazie Giulia. Questa era Non Volevo Mica, un altro dei brani del tuo primo album. Questo, come dicevi poco fa, prima della canzone, prima di suonare qui per noi sul divano, è una delle due canzoni del disco completamente in acustico, un po' per l'atmosfera che vuoi creare, un po' anche per esigenze di arrangiamento. Una scelta tua o l'hai condivisa con la band? No, l'abbiamo condivisa, sì. Poi l'ho scritta anche un po' in coda, diciamo, no, all'album, sì? Che era già stato fatto, quindi l'abbiamo un po' aggiunta, no? Insomma, così. E l'hai voluta comunque inserire nel disco? Sì, sì, ci tenevo un po'. Perché? Perché, non so, mi sembrava non so, di chiudere un cerchio, no? Anche un po' rispetto, diciamo, agli altri pezzi che ho scritto, e quindi aveva un suo senso, ecco, diciamo, nell'economia, no? Del disco. A me incuriosisce sempre il discorso legato agli album dei musicisti, delle musiciste come te che passano a trovarci, come posizionare le canzoni nel disco, se in qualche modo, e questo vorrei un tuo parere, se in qualche modo le canzoni posizionate in una certa maniera, proprio nell'ordine, possono essere quasi dei capitoli di un libro, tanti piccoli racconti insieme. Come definisci un album in generale, il tuo? Può essere una metafora quella del libro oppure no? Ma allora, no, non credo si possa definire proprio, no, un concept album, come si dice, no, vero e proprio, però... sicuramente ha una sua, insomma, narrazione, ecco, in qualche modo, perché sono tra l'altro tutti i pezzi che ho scritto lo scorso anno, tranne uno. Okay. Quindi vabbè, c'è quello che si infila un po', diciamo, a gamba tesa, no? Come dire, un po' decontestualizzato. Non hai voluto chiudere col passato, ma hai voluto inserirlo in questo disco? Sì, sì, un pezzo l'ho tenuto. Mm, ok. Sì, sì, sì. Perché? Io chiedo perché come bambini, sono curioso. Allora, devo dire la verità, io non volevo assolutamente metterlo. E perché allora?
perché, no, perché piaceva un sacco, come dire, agli altri membri della band. Ti sei fatta convincere? Sì, mi sono fatta convincere. Una bella cosa, no? Sì, sì. Ah, bene, bene. Non volevo mica, qui si parla di sentimenti, si parla, insomma, la forma canzone sa essere anche una sorta di diario, può essere così, sì. Una sorta di autoanalisi, osiamo dire, beh, in qualche modo lo è, credo, anche un modo per analizzare, per chiudere i cerchi, come mm-hmm. dicevi prima, perché no, magari aprire nuove prospettive. Mm? Mm-hmm. È così per te? La musica, la canzone ti ha aiutata anche in questo senso? Ti aiuta in questo senso? Oppure è solo una forma di espressione, intrattenimento? No, mi aiuta effettivamente. Cioè, una volta che riesco, come dire, a mettere un po' per iscritto, cioè quello che è il sentire, no? Il pensare del momento, un po' come se... cioè scriptamanent, non so, cioè poi lo interiorizzassi, no? Anche proprio in termini di ok, no, questa cosa mi è chiara, allora la tengo, no? Cioè che poi dipende un po' dallo spirito del pezzo, no? Chiaramente, cioè può essere un po' un modo per esorcizzare, no? Per buttare fuori, ma anche proprio un modo per mettere ordine, ecco, diciamo. Immagino adesso nella mia mente il quaderno o il diario che hai dove annoti cose, oppure il cellulare, le note audio che mentre sei in macchina al semaforo oppure fermo in un parcheggio dici no, mi è venuta l'idea, funziona così? Oppure scrivi a mano note? Sì, però aspetto di arrivare a casa. Cioè, e riesci a mantenerla lì? No, a volte no. E come fai? A volte l'ho perso. Pensa quante canzoni hai perso. Non volevo metterti ansia, però... No, non è vera questa cosa. Non ti piace? Alcune sicuramente le ho perse perché non era, cioè non ero, come dire, in quel momento nelle condizioni di scriverle. Si vede che non era importante. Però, come dice la mia zia, mi sono tu ricordi perché... Ma sì, infatti, quelle che vanno, cioè non... no, perché... troppo attaccamento. Ecco. Non va bene. Quindi, allora, tu prima ci hai detto che effettivamente con la band condividi la tua musica, non ti dispiace condividerla, non sei attaccata, tra virgolette, a quello che in realtà è un qualcosa di molto intimo, mi sembra di capire da quello che abbiamo ascoltato finora. In realtà lo condividi con questi tre musicisti col quale hai modo di vivere anche l'atmosfera del live di cui parleremo dopo. Dopo queste due prime canzoni, il mio rock and roll suicide e Non volevo mica, c'è Timido al maschile. Ti ricordi quando è nata questa canzone? Sì, allora questa canzone l'ho scritta lo scorso anno, primavera circa. Primavera 2022. Primavera 2022, mm-hmm. Sì. E dell'altro pezzo appunto che abbiamo lasciato in acustico su disco, cioè c'è un arrangiamento proprio leggero. Timido perché forse, come dire, uno dei motivi per cui poi non ho mai concretizzato più di tanto anche un po', cioè la timidezza, no? Sostanzialmente. Non timida, timido. È timido. Ho questa cosa, ma non solo questo pezzo, cioè a volte di scrivere al maschile, cioè mi sono fatta due domande, ma non ho avuto risposta. L'altro da sé, l'altro te, l'altra parte di te che è così, sì. Vabbè, ce l'abbiamo tutti, l'anima maschile e femminile. Questa è la dimostrazione, sì. Insomma, vabbè. E no, siamo pronti per voglia di prendere la chitarra, sì. Così proponiamo sul nostro divano un'altra canzone di Giulia B, il terzo brano tratto dal primo album di Giulia B, questa è Timido. Fatto timido, alza un po' la voce, che non ti sente nessuno se parli così. Con quale presunzione ti vuoi negare tanto? Non penserai mica di essere speciale. E ti hanno fatto dimesso uno che piega la testa per pensare, ma quale ribellione pensavi di trovare? Molla le tue battaglie, che non hai vinto niente, ti fa godere tanto non aver consolazione. Thank you.
Gira, gira con te stesso, molla quei tuoi vecchi panni stanchi. Solamente una carezza dolce per i tuoi rimpianti. E ora dormi. E ora dormi. E ora dormi. E ora dormi. Siamo sul divano con Giulia V, la musica si mette comoda con le canzoni del primo album di Giulia che stiamo presentando in questa puntata della seconda stagione di questa trasmissione di RBE Radio e RBE TV. Timido, in questo caso l'anima maschile di Giulia è uscita sì. fuori. Ok, come sì, no. condividi, come rapporti questo stato di timidezza con il palcoscenico, il microfono, la chitarra, sono degli schermi, anche perché i tuoi musicisti, i ragazzi con cui suoni, sono dietro, magari non li vedi, quindi la prima cosa che vedi, essendo cantante e chitarrista, è il pubblico di fronte a te. Come quando suoni timido, pensi a questa cosa, ad esempio, oppure no? Sì. Suoni timido dal vivo? Sì, sì, sì. Okay. No, allora, devo dire che una volta ero peggio. Migliorata di questo anno, questo ci fa piacere. Sì, sì, sì. Anzi, forse ho scritto questa canzone nel momento in cui mi sono resa conto che potevo essere timida, ma come dire, no? Cioè, anche mostrare, come dire, qualcosina, mostrarmi. Cioè, anche perché è un peccato, no? Che queste canzoni non siano a disposizione di tutte e di tutti anche in un live. quindi niente, no, una volta la sensazione prima di un live era io me ne vado. Ah, così? Vado via. Ma e mollavi tutti? No, ma poi non l'avresti stavo, mai no, fatto? Stavo, no, cioè, non l'avrei mai fatto, non me ne sarei mai. Però la sensazione era proprio, cioè, voglia basta, di no. fuggire, ma perché faccio questa cosa? Che me l'ha fatto fare? Sì, esatto. Io non volevo mica, non volevo anche mica, se è nata la canzone dice altro. Però, insomma, quindi, conciliare queste due anime, la voglia di esprimersi, a me colpisce sempre, perché è davvero un contrasto. La voglia di esprimersi che si contrasta con quella timidezza ancestrale, quella roba che abbiamo dentro. E, quindi un modo di esprimerti, evidentemente quello del palcoscenico. Com'è quando attacchi la prima nota, il primo accordo, come ti senti? Poi va, vero? Sì, allora effettivamente il momento più complicato è proprio l'inizio. Però poi, come dire, il fatto di stare, no, dentro quello che stai suonando, anche di stare dentro, come dire, al gruppo, no? Poi fa sì che... cioè passa, no? Effettivamente, c'è cioè una volta che uno... Ma te lo godi oppure no? Adesso sì, cioè effettivamente una volta... No, cioè era un patimento, mamma mia. cioè lo desideravo, ma poi di fatto no, effettivamente lo vivevo insomma con un sacco di fatica, cioè iniziavo a riprendermi verso metà concerto, no? Dire, okay, questo accade sia quando adesso... sei sola sul palco, che capita che magari sei in versione solista, oppure anche con la band, o quando sei con solo uno dei tuoi musicisti, come... Sono diverse le sensazioni, Giulia? Sì, allora io vi devo dire la verità, questa per me è la prima occasione in cui suono proprio da sola. Ah, ok. Quindi, perché solitamente come ti proponi? Perché suono sempre con loro, oppure è capitato di fare dei concerti in acustico, però con mio fratello al Caon, no? Okay. Come dire, ho sempre avuto comunque qualcuno, no, con cui condividere l'esperienza. Prima suonavo... In realtà avevo un altro gruppo, adesso è un po' lungo da raccontare, però vi saluto anche Silvia Gariglio, oh, Matteo Silvia, Rosa Sentinella. Tra l'altro lei ha fatto, oltre ad essere una tastierista, eccetera, è una illustratrice sì. meravigliosa, ricordo ad esempio un video di Orlando Manfredi. Noi vedremo anche un tuo video più tardi, vedremo il video di Ballo in Cucina, quello che è un po' il singolo. Per tanto tempo è stato l'unico brano su Spotify, quindi se uno voleva scoprire Giulia B, o c'era quello o niente, anche se in realtà tu dal vivo canzoni hai voglia sì. e suoni, ecco, perché la scelta di pubblicare solo, per tanto tempo hai avuto questa necessità di pubblicare solo Ballo in Cucina? Ma allora, il discorso era che per il disco ci voleva del tempo in più. Però, come dire, abbiamo voluto iniziare, no, a portare qualcosa, no? Anche in vista, insomma, comunque delle date, no, che abbiamo fatto in questo periodo.
in modo da poter dare almeno un assaggio. Poi l'obiettivo ovviamente è caricare poi tutto il disco, okay, il prima possibile, no? Ok, quindi caricare però... il disco, canzone per canzone, magari un altro singolo, però ce l'ho quella canzone lì, senza video inizialmente, poi è successo che sì. E, insomma, parliamo, insomma, siamo in pieno inverno, speriamo, insomma, di poterti vedere poi anche dal vivo nella primavera a venire in full band, perché no, anche una versione acustica come quella che stiamo proponendo, anche perché l'acustico ci permette di andare all'essenza delle canzoni, non che non ami ovviamente la band, però in questo modo che cosa succede? Succede che andiamo alla radice, proprio il divano che dicevi prima, dal quale nascono le tue canzoni, si ripropone come una dimensione intima che stiamo proponendo in TV e in radio su RBE. Dopo Timido, Non volevo mica, Il mio record roll Suicide, ci sono altre canzoni che tra poco ascolteremo. La dimensione live è una dimensione in cui, insomma, nel tempo sei cresciuta anche in questo, sotto questo aspetto. E l'affiatamento con i musicisti, ecco, abbiamo parlato del fatto che tu quando suoni sei frontline ovviamente, e gli altri sono dietro, insomma, è un po' come quando ti butti giù, quando fai stage diving, speri sempre che le persone ti tengano, succede qualcosa del genere con i musicisti, hai massima fiducia in loro. Ho fiducia in loro, cerco però di averli sempre un po' laterali, più che dietro. No? Perché... sguardo periferico. tipo camaleonte, no? E riesci sempre perché a... un po' comunque la prossimità, no? Insomma, è più confortevole, ecco, no? In qualche modo, cioè sì, di avere proprio... però sì, certamente la fiducia c'è. Okay. Poi vabbè, hai tuo fratello che suona le percussioni, caone, dicevi prima, parlavi del caone, tutto questo ti porta ad avere comunque con te compagni di viaggio fedeli, dei quali ti fidi. E del pubblico, il pubblico ti fidi, vuoi conquistarlo, che rapporto hai con chi ti ascolta per la prima volta? Ti piace l'idea di proporti? Ti piace aprirti? Come ti poni? Ma sì, cioè adesso, no, appunto, come dicevo, ne ho il desiderio, no? Effettivamente, cioè, ho un desiderio comunicativo che forse riesce anche ad arrivare più di quanto arrivasse prima, no? Quindi... Perché questa cosa? Quando è scattato questo cambio in te? Ma... non lo sai? No, come dicevo prima, cioè a volte, come dire, un po' delle fatiche, delle fratture, no? I cambiamenti ti costringono, cioè in qualche modo magari a tirare fuori, no, delle parti, no, che uno ha un po', come dire, quasi tenuto in ombra. Ok. Sì, quindi è stato questo, cioè mo sembra il cambiamento del secolo. No, però, è un cambiamento tuo, il tuo mondo, insomma, quindi ci sta. Sì. Okay. Quindi dal vivo, sul palco, non vedi l'ora di suonare, diciamo così, anche se all'inizio, i primi minuti, facendo un po' un riassunto, non sono quelli più belli, anche se forse sono utili, è importante anche quelli. Vuoi conquistare il pubblico, lo fai con suonando, cantando, parli tra una canzone e l'altra o vai netta? Come funziona? Vai una canzone dietro l'altra, ti fermi, grazie, questa canzone l'ho scritta nel 1800? No, come funziona? No, allora questa cosa non l'ho mai fatta, cioè proprio... No. Non è tua? Cioè adesso, comunicativa, sì, ma... Adesso non esageriamo, è già stato un cavolo, hai voglia, hai fatto già... No, vabbè, qualcosa dico, no, effettivamente, cioè, però forse ecco, cioè, pensando un po' al discorso del pubblico, cioè empaticamente, no, mi viene, come dire, no, da percepire, no, anche un po', come dire, l'atmosfera che mi arriva dall'altra parte, no, per cui in realtà poi delle cose le dico improvvisandole un po' anche sulla base, come dire, no, okay, cioè, del momento, della situazione, sì, del quindi lo fai, insomma, interagisci e poi dico due cose. Bene, incredibile. Però allora adesso siamo pronti per ascoltare Cuori Infanti, ma ritorniamo tra poco su RBE. La musica si mette comoda sul divano con Giulia B. Questa è Cuori Infranti. Prego. È una questione di volontà. L'ha detto quel tipo che ho visto su YouTube. Che parla coi cuori infranti e monetizza l'amore che torna.
dotati di strategie che ti aiuteranno davvero, le mosse del gran giocatore che non cede all'impulso, che persegue lo scopo ed il calcolo gli ridarà ciò che vuole anche se non sa più chi è. Guide efficaci per disperati, voci di guru improvvisati che vendono speranze. Forse la pelle si è fatta più sottile e non filtra più niente. Dotati di strategie che ti aiuteranno davvero, le mosse del conquistatore che sa quando mancare, come comunicare l'inganno anestetico fenomenale. Non sappiamo più perdere, 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 perdere. Cuori infranti, Giulia B. Ben ritrovata, siamo sempre sul Divano Con, trasmissione di RB Radio e RB TV, canale 87 digitale terrestre e in FM in DAB nelle province di Torino, Cuneo, Savona, Imperia e Genova, e su YouTube trovate tutti gli episodi di questa trasmissione, sia per quanto riguarda la prima stagione che la seconda in corso. Nuova puntata con te, Giulia. Abbiamo ascoltato la quarta canzone, anche questa tratta dall'album, ricordiamo, sì, ancora il titolo? In stato di quiete. In stato di quiete, in stato di quiete che si contrasta con, sembra quasi quel fuoco, mi è fatto in mente ascoltando le canzoni, sembra quasi quel fuoco che è lì, che brucia ancora le braccia, ancora ardenti. Non è quel fuoco con le fiamme, ma è quella, ha un nome questa cosa che adesso non mi viene, però c'è, ci siamo capiti. Sì, sì, sono, sì, è una bella immagine. Ecco, a proposito di immagini, la canzone ti permette questo perché la canzone, non la fotografia, non la pittura o che so, la canzone può darci delle polaroid, delle immagini, mm-hmm. La poesia stessa può raccontarci delle mm-hmm. immagini, che so, Wisla Wasimboska o Emily Dickinson, per fare due esempi, riuscivano a trasferire delle immagini attraverso le parole. Mm-hmm. La canzone per te è anche questo, trasferire delle immagini oppure no? Sì, non so come fanno quelli che non ci mettono un accordo, cioè nel senso che... cioè, no. Vuol dire, la parola deve essere potente, no? Se poi non, come, è la sola, no? Come dire, la parola deve essere è potente. Solo strumento, no? Bello. Ecco, forse con la musica posso permettermi di scrivere anche cose meno... Quindi perché non scegliere la poesia e scegliere la canzone? Ma per me, non so, è un qualcosa che mi è sempre venuto abbastanza spontaneo. È unire la musica e la parola, no? Cioè, la parola appunto da sola l'ho sempre vista come una cosa, no? Cioè, super potente, ma anche super complessa, no? Effettivamente da rendere, okay, senza la musica. Complessa e potente, la musica quindi l'aiuta e la supporta in maniera migliore, secondo te. Ecco, la scelta delle parole, hai sottolineato un concetto che mi piace molto, l'importanza delle parole, come scegliere le parole. Quando hai scritto, ad esempio, Cuori Infranti, la canzone che abbiamo appena ascoltato, tu procedi tagliando dei pezzi, togliendo delle frasi, delle parole, cambiandole. Come funziona il tuo processo creativo? Ma allora, devo dire che ho un po' questo metro. Cioè, se la canzone è veramente sincera, ma... sincera, no? Effettivamente rispecchia, no? Quello che voglio dire, non ci penso più di tanto, cioè nel senso che il testo mi viene abbastanza e tendo a rispettare, cosa come dire, no? Questo... Prova a pensare, una persona che non sa nulla di musica, ascolta, certo, che magari vuole capire, non so, che è strano magari, perché per te è normale, però... Come dire, allora, se vedo che inizio a cambiare, modificare, spostare, girare, no? Cioè entro una certa soglia... Okay.
sì, altrimenti, come dire, la lascio lì perché penso, vabbè, questa cosa non era veramente un qualcosa che in qualche modo doveva uscire. Però cioè, un po' come una canzone di prima che ti dimentichi, qui, okay? Quelle possibili hit che dimentichi perché no, cioè poi per me, tardi. No, perché io immagino, voglio dire, ci saranno mille processi creativi diversi. Il tuo è questo, il tuo è... Forse sono un po' impaziente, ecco, forse può essere un po' un mio difetto, però... È lo stato di quiete qui sopra, dove sta... Bello che ci siano questi contrasti. Sì. E ti è servito? Chissà che vita complicata. Vabbè, raga, anch'io, presente. Non è che stiamo facendo autoanalisi qua tra me e te, però insomma stiamo condividendo pensieri intorno alla musica, anche perché prima hai detto una roba, una canzone sincera. Una canzone sincera cosa vuol dire? Vuol dire che quindi devo essere me stessa o me stesso per essere sincera. O può essere sincera anche se racconti la storia di un'altra persona. Ti ispira la storia di altri o ti ispira di più parlare di te stessa? Ma sì, ho scritto per esempio una canzone su un libro di Calvino anni fa. Dai. Sì. Qual è? Il Visconte di Mezzato. Ah, bellissimo. Sì, sì, sì. Cioè è capitato perché? Che delle cose... è capitato, come dire, no, che delle sì, storie di altri, no, come dire, mi colpissero, no, piuttosto che appunto un testo, un libro. Ok. Il Visconte di Mezzato, ma è sempre un po', cioè, giriamo sempre attorno un po' a questo concetto qua, no? Come dire, dei contrasti, delle fratture, no? Quindi, come dire, quello è proprio il libro, cioè, beh, per sì. Eccellenza, no? Come certo. Dire, un po' per descrivere questo concetto qua. Torniamo alle canzoni, torniamo alla sincerità, mi piace molto questo concetto, e alle parole. La canzone unisce la musica e le parole insieme, un concetto che in realtà può essere... normale, banale, però in realtà se andiamo a analizzarlo nel profondo sono davvero due mondi che si uniscono, il suono della voce, il suono, la voce diventa strumento, e diventa strumento come? Attraverso le parole, c'è chi nelle parole mette il nulla o il supposto nulla in realtà, perché in realtà magari ha un significato anche quel nulla lì, qualcosa di metafisico, che so, futurista, che ne so, invece no, le canzoni per te, almeno ascoltando quelle che ci stai proponendo, hanno un senso, hanno il senso del racconto, di queste immagini di cui parlavamo prima. Non può non essere così per te? Hai la necessità di esprimere questo stato di quiete in questo modo? O potresti raccontare il futuro di altre persone che vedi? Una persona che incroci nella metro, che incroci camminando, ti ha mai ispirato questo o hai preferito più dare spazio alla parte interna tua? Ma allora, io credo che, come dire, si possa, cioè, forse no, devo parlare per me, non per tutti, dimmi. No, però per me, come dire, è possibile scrivere di qualcun altro, di qualcos'altro, forse se c'è comunque un pezzo di me, no? Come dire, ma in stato di quiete tu non l'hai fatto, però hai scelto analizzare te stessa? In questo caso, in queste sì, canzoni? Sì, okay. Sì, sì. Cioè, è un po' Madame Bovary, c'est moi, un po' quella cosa lì, bellezza. No? Cioè, che anche se uno poi parla di personaggi, no. Cioè, come dire, no? Cioè, alla fine c'è sempre, no? Qualcosa, come dire, di sé anche quando si parla d'altro, secondo me. Cioè, sì, potrebbe essere una maschera, un modo per camuffare, no? Il racconto di te stesso. In questa canzone, in Cuori Infranti, c'era qualche passaggio che non tornava? C'era qualche ho momento ho sbagliato, sì, scusate, ho fatto no, qualche no, errorino, no, ma noi non ci siamo anche accorti, non è il caso, ma è quello che in generale nella composizione del brano, ad esempio di Cuori Infranti, c'era qualcosa che non ti tornava? Ti ricordi un momento, vuoi condividere con noi un momento creativo della tua bottega, del tuo laboratorio creativo, ad esempio su Cuori Infranti? Sì, ho scritto questo, appunto, questo arpeggio, no? Definiamolo così, cioè quale? Molto grezzo. Fai sentire, prendi appena la chitarra, la faccio sentire. Che è molto duro, in realtà. Quale? Cosa vuol dire duro? Cioè, è spigoloso. Sentiamo, ecco. Su spigoloso, vai, vediamo. Ah, oh. Ok. Questo è stato l'inizio della canzone, quando hai capito... Boh, all'improvviso suonavi con la chitarra e ti è partito... Questo arpeggio, hai detto, boh, da qui parte la canzone? Sì. È andata così? Cioè, scrivo sempre tutto insieme, non è che faccio prima musica, poi testo. Okay. Cioè, blocco unico. Quindi, no, hai detto, boh, adesso io ho sentito, suona bene questa roba, un po' spigolosa, com'è che l'hai definita prima? Sì, spigolosa. Spigolosa. Vediamo, ecco. E da lì sei partita così, hai fatto, vai, ta-da-da-da. E da qui è nata la canzone. E poi a me colpisce, sai cosa? La prima frase.
Scegli la prima frase di un brano, è un casino. Sì. Tu cos'è che dici all'inizio? È una questione di volontà. Ecco. mi vengono in mente il C6. Comunque, è una questione di... Sì, dopo questo. E quindi sei partita così, hai detto, io voglio partire... Ecco, lì è stata una cosa istintiva o ti sei messa lì a tavolino a scrivere la frase giusta, l'incipit? No, erano giorni che pensavo questa cosa di... Cioè, dell'avere volontà, no? Come dire, che sembra che basti a volte... E che c'entra con quelli infranti? La volontà. Allora, cioè, non so se tu hai mai, mai passato, come dire, del tempo, no, a navigare su questi video di YouTube che hanno come tema l'amore, no? Sì, cioè, vabbè, sono anche podcast, coach, video, cose, sì. Counselor, non so, figure di terapeuti, figure di ogni tipo. Guri, che, c'è chi lo tratta, guru. Poi, esatto, okay, cioè è meglio, sì. C'è chi lo tratta, vabbè. No? E mi colpisce, no, come dire, questa cosa, no? Cioè il moltiplicarsi di tutte queste suggestioni, di tutti questi consigli che poi hanno tutti come obiettivo quello di, come dire, anche un po', cioè tolgo i terapeuti da questa categoria, però, come dire, no, quella di negare un po' la perdita, di dire ma no, ma c'è un modo perché questa cosa non succede, cioè c'è un modo perché tu riabbia, no, come dire, quello che hai perso, no? Allora... Okay. E lì è partita la questione di sincerità con infanti e hai messo insieme queste parole, no? C'erano alcuni scrittori francesi nell'Ottocento, all'epoca del feuilleton, quindi del romanzo d'appendice, loro mettevano tanti pezzettini, tante frasi, tanti concetti base su un tavolo, messi nell'antenato del post-it, insomma, scrivevano queste cose qua, poi le mischiavano insieme e nasceva il racconto. Questo è anche un modo per creare. Ti sembra un approccio sincero questo? Preferisci essere più te stessa e andare a seguire il flow dei pensieri, come hai fatto ad esempio per cuori infranti? Questione di sincerità anche in questo caso, cioè essere preparare a tavolino la canzone, quindi mettendo insieme pezzi che mischi e che ritrovi così, oppure seguire davvero quello che provi tu, così come viene, e senza tante strutture. Ma per me, come dire, no? Anche poi c'è il mettere insieme dei pezzi, cioè anche se è un collage, comunque un collage magari cioè comunque una fotografia di un momento, no? Quindi comunque rispecchia, no? In qualche modo questo concetto, no? Okay. Poi, come dire, credo che ognuno abbia il suo modo, no? Cioè, adesso questo è il mio, molto di pancia, no? Perché magari io ho meno, come dire, no? Altre funzioni un po' più alte, non lo so, no? Di pensieri mi vengono meno, però poi ognuno, come dire, al suo. Però quando si parla dei sentimenti si può costruire qualcosa, cioè è un po' contrastante questa cosa, mi fai riflettere perché parli molto di istintivo, di essere sinceri, di essere istintivi, però poi bisogna anche costruire una cosa, cioè bisogna, forse il modo in cui la racconti è importante, quindi in quello bisogna costruire più che il concetto, mi aiuti a capire? Sì, è effettivamente un punto, cioè, come dire, interessante, uno snodo interessante. Io, come dire, cioè di me posso ribadire il fatto che anche la struttura, cioè, mi venga se è davvero un pezzo che... Va. Che mi veniva perché quindi un po' doveva essere così. Un momento di catarsi. Poi chiaramente fai gli aggiustamenti. Cioè, è quello, sono gli aggiustamenti dopo, che voglio però, capire. Ecco. Sono gli aggiustamenti che voglio capire. Come non so, vengono fatti. Capita che magari uno scrive, non so, mi è capitato di scrivere un intro, no, per dire che in quel momento dicevo, fighissimo questo intro. Invece. Poi magari voglio dire... Cioè era, non so, troppo lungo, no? Piuttosto magari che... in sala prove te ne accorgi o sì, subito? Sì, cioè, o qualche, come dire, l'armonia su qualche pezzo, no? Quindi c'è stata qualche modifica, okay. No? In questo senso. Però è un post, forse, ecco, no? Cioè è una questione di passaggio. A proposito di post, quando parliamo di una fase successiva della nostra vita, c'è cioè una canzone che fin dal titolo vuole rappresentare evidentemente una nuova parte della vita, cioè nuova Giulia. Nuova Giulia, ti chiami Giulia, quindi non penso tu abbia scelto una Giulia a caso, ma Giulia tu, Giulia B. Fin dal titolo hai detto ok, questo è il segnalibro in cui voglio raccontare una nuova me, immagino, è nata più o meno così? Sì, allora il titolo non è mio, il titolo...
No, allora io ho conosciuto Gianluca, il bassista, un anno fa praticamente, okay. Un'estate fa. Non c'eri che tu, diceva Califano. Anzi, ormai due. Due, sì, ormai esatto. Due stati fa. Bassista del Gatto Ciliegia, Quanto Grande Freddo. Gatto Ciliegia. Bla bla. Okay. Abbiamo un super gruppo anche con Gigi Giancursi, Le Ganage. Salutiamo anche Gigi. Questo nome è circense, vabbè. E quindi ci eravamo incontrati appunto due stati fa per fare appunto questo super gruppo in cui suonavamo un po' i pezzi miei, un po' i pezzi di Gigi, qualche cover, insomma, no? Okay. Riarrangiate, eccetera. E come dire, per esigenza solo di chiarezza, io non avevo ancora dato un titolo al pezzo e quindi abbiamo scritto Nuova Giulia, come dire, la canzone nuova fatta di Giulia. Nuova Giulia, così. E niente, alla fine... Io già immaginavo una nuova me, invece no, è una nuova canzone Giulia, accorciata Nuova Giulia. che poi è effettivamente, anche simbolicamente sì, no? Okay. Però... insomma, è nato così, poi insomma. Poi c'è il titolo, perfetto. Insomma, è nato un po' così. Dai, allora... Ti invito a regalarci Nuova Giulia, Giulia B sul divano con La musica si mette comoda. Oggi non ti voltare, non ti servirà. Sei già passato da quella strada. Guarda le briciole sul cammino. Forse ti hanno confuso. Ti sei guardato i piedi senza alzare la testa. Lascia andare, il sole sorgerà lo stesso con te che rimani vivo, che rimani vivo. Spaventato, lasciato solo col ginocchio sbucciato, coraggio, non farà più male, non farà più male. Questa era una nuova Giulia, Giulia B, un altro brano tratto dall'album che stiamo presentando, di cui stiamo andando un po' nel dietro le quinte. E terminiamo la nostra chiacchierata, Giulia, con il brano, in realtà col singolo, che abbiamo anche ricordato prima durante la nostra puntata del Sud di Dano con Ballo in Cucina. Un brano che tra l'altro è accompagnato da un video che tra poco proporremo, anche in questo caso quella canzone di cui dicevamo all'inizio, quella canzone che ti ha rappresentato su Spotify per diverse settimane, insomma, un singolo, un brano, insomma, che ti ha rappresentato, un brano che hai scelto, perché Ballo in Cucina e non un'altra canzone, ad esempio? Ma allora, forse perché Ballo in Cucina è un po' il pezzo più fresco, no? Come dire, no? In qualche modo dell'album, forse anche più facile, come dire, no? per attivare un po' un rispecchiamento, no? Nel senso che un po' rispecchiamento, cioè una cosa, come dire, immediata, no? Semplice, no? Questa cosa di dire ballo in cucina. Semplice, ma non vuol dire che non abbia una sua complessità, forse, no? Perché per arrivare a quella semplicità bisogna lavorarci. Sì. Sì. Quindi il pop, quella cosa un po' più orecchiabile. Sì. Esatto, sì, c'è un po' questo, un po'. È proprio che, come dire, cioè, mentre tutto l'album forse è permeato, è un po' scuro, no? Comunque. Cioè, questa canzone l'ho scritta proprio in un momento invece di leggerezza, e
mi permetto di spiegarla, dato che lo spazio qua non lo farò forse più. No, perché sembra un'invettiva, no? Anche come dire un po' il testo, come dire nei confronti di qualcun altro, no? Cioè, pensa quante cose inventeranno nel futuro senza te. Cioè, sembra che io parli, come dire, no? con qualcuno di qualcuno. Però io in realtà, cioè, l'ho pensata come una canzone, come dire, in cui mi rivolgo alla nostalgia, no? Cioè, comunque a una parte, no? Di me nostalgica, no? Come dire. Cioè, basta, la nostalgia è bella, è dolce, al suo, come dire, no? Ma... suo spessore, però cioè, di pensare anche a una dimensione invece, no? Più leggera. Sì, più leggera. Fai venire in mente Woody Allen e io, Annie, quando era bambino, e la mamma lo porta dallo psicologo e gli dice: non faccio più i compiti perché tanto l'universo si sta dilatando e esploderà. E il dottore, ridendo, gli dice: sì, ma non lo farà per tanti e tanti anni. Sai cosa dobbiamo fare nel frattempo? Godercela. Sì. Ci siamo quasi. Sì, sì, ci sta. Terminiamo la nostra seduta, cara Giulia, lanciando Ballo in cucina, il singolo che ti ha presentato sui store digitali ed è il brano che rappresenta, insomma, la parte un po' più pop, un po' più leggera del tuo album, In stato apparente. In stato di quiete, chiedo scusa, però ci stava anche. Ci sta, infatti, no, è interessante. In stato di quiete, Giulia B, l'album che vi invitiamo a scoprire sui store digitali, lanciamo Ballo in cucina come video e come ultima canzone. Grazie per essere stata con noi sul divano, cara Giulia. Grazie mille a voi per l'invito. Ciao, ciao, ciao. Ballo in cucina senza di te, io ballo in cucina.